Parrocchia San Magno di Trani in festa per un altro tassello importante verso la costituzione di una comunità sempre più accogliente non solo nelle persone ma anche negli spazi. Il comune di Trani, con delibera di consiglio, ha infatti concesso l'area di via di Vittorio dove era situato l'ex asilo. L'utilizzo del passato è d'obbligo perché dopo 40 anni il rudere scolastico è stato abbattuto proprio questa mattina per consentire alla parrocchia di poter riqualificare lo spazio concesso. Una nuova demolizione a Trani dunque, ed anche questa volta a beneficiarne saranno i parrocchiani ed i cittadini tranesi. Questo sarà un luogo destinato fondamentalmente all'ambito oratoriale, ma non solo della parrocchia, ma di tutte le persone che ne vorranno usufruire. Ora abbiamo iniziato la fase di demolizione di questo rudere, poi inizieremo subito la parte della bonifica. Emozionato, il parroco di San Magno, Don Dino Cimadomo, a pochi mesi dalla fondazione della sua chiesa, ecco che ora arriva una nuova opportunità, quella di istituire uno spazio all'aperto destinato alle giovani generazioni per attività oratoriali. Fondamentale, da questo punto di vista, sarà l'adesione al progetto ministeriale Sport e Periferie. I tecnici della parrocchia sono già al lavoro. In questo momento i tecnici della parrocchia stanno già lavorando per partecipare al progetto ministeriale Sport e Periferie, proprio per vedere di raggiungere quel finanziamento necessario per compiere quest'opera. Speriamo di creare questo campetto da calcio, ma non solo, anche ci saranno tutte le strutture necessarie per vari sport a cui possiamo aiutare anche tante persone che vorrebbero fare sport e che non possono, e quindi attraverso la parrocchia potrebbero usufruire di questo spazio oratoriale, non solo, ma anche spazio al verde, quindi destinato un po' al momento di svago con i nonni, i nipoti e così via.